Parliamo ora di TARI, la tassa sui rifiuti. Specifichiamo che cos'è, perché molti, forse queste sigle che continuano a cambiare di continuo, non sono molto esperti. Allora, la TARI è la tassa sui rifiuti. Rispetto al 2015, nel 2016 il piano tecnico ha un aumento notevole. Spieghiamo un attimo ai concittadini nicosiani questo piano tecnico che è stato approvato due consigli comunali fa, se non sbaglio, qua Nicosia. Prego. Sì, allora intanto chiariamo subito ai miei cari concittadini che una cosa è certa: l'amministrazione Bonelli si contraddistingue per una sigla favorevole a tutti, più tasse per tutti. Noi abbiamo già fatto un'intervista a questa emittente televisiva dove abbiamo detto che a dicembre ci sarebbe stata una stangata, mentre il dottore Bonelli sosteneva in maniera errata che l'aumento sarebbe stato nell'ordine delle 16 euro per l'IMU, nell'ordine dei 20 euro per quanto riguarda la nuova tassa istituita dal dottore Bonelli a livello comunale, e non ci sarebbe stato nessun aumento neanche per quanto riguarda la TARI, come bene diceva lei. Invece la TARI è stata pagata dai nostri concittadini per la prima volta a dicembre del 2015. La TARI noi sosteniamo con documenti alla mano che c'è stato anche un aumento. Questo aumento è dovuto a cosa? Intanto chiariamo che la delibera del Consiglio Comunale, la numero 16 del 5/3 del 2014, con lo stesso dirigente attualmente in carica presso l'ufficio tecnico del Comune Nicosia, portava un piano di pagamento, non sono parole mie ma li voglio andare a leggere proprio nella proposta finale, di 1.678 euro più IVA del 10%, quindi in totale oltre 1.778 euro. Questo parliamo del momento dell'approvazione in Consiglio Comunale, che è avvenuto il 5/3 del 2014, e si allocava questa stessa cifra per il bilancio di previsione pluriennale 2014-2015-2016. Che invece oggi ci viene imputato un maggiore costo di spesa. Questo maggiore costo di spesa, che noi abbiamo contestato in Consiglio Comunale in maniera documentale, non ci è stato spiegato a cosa è dovuto. Noi l'abbiamo trovato perché è stato prodotto una serie di spese di conferimento in discarica. Ma chi ha dimenticato di calcolare il costo di conferimento in discarica? E soprattutto la raccolta differenziata, che non è partita, quando noi unitamente al consigliere Lagiglia, perché già facciamo parte del Consiglio Comunale la volta scorsa, abbiamo contestato la mancata possibilità di attivare la raccolta differenziata nei tempi previsti. Noi sempre in questa delibera, che invito i concittadini ad andare a leggere, abbiamo fatto rilevare che per la realizzazione di questo CCR era necessario un tempo stimato di 24 mesi. Attualmente oggi il Comune di Nicosia non dispone di un CCR. La verità è un'altra, cari concittadini. L'amministrazione comunale non vuole abbassare le tasse, vuole magari incrementare qualche ora in più a qualche operaio per il solo costo che verrà spalmato sulle nostre spalle, sulle nostre tasche. Non è vero che la città di Nicosia è più pulita, e poi anche se fosse più pulita, noi diciamo questo, dobbiamo abbassare le tasse, ma dobbiamo anche trovare delle soluzioni. Bene, noi in Consiglio Comunale, debitamente e in maniera puntuale, abbiamo dato delle soluzioni su come abbassare le tasse, perché noi non ci limitiamo solo a parlare. Abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di sospendere il dibattito in aula, di attuare e approvare un regolamento che desse la possibilità a chi adotta un cane di avere uno sconto, un cane randagio ovviamente, di avere uno sconto sulla tassazione dei rifiuti. Non sto parlando di fantasie, perché i cittadini più attenti potrebbero e possono tranquillamente verificare che altri comuni hanno adottato simili provvedimenti, e tutto questo va a fare risparmiare le tasse del comune e allo stesso tempo le spese che noi abbiamo per l'allocazione dei cani randagi presso il canile di Caltanissetta. Ricordo a me stesso che noi spendiamo circa 90.000 euro l'anno per i cani randaggi. Anche questa soluzione non è stata voluta da parte dell'amministrazione comunale. Altra proposta che noi avevamo fatto era quella di potenziare e contemporaneamente dare la possibilità ai cittadini che andrebbero a fare una raccolta differenziata, o ancora di più ai cittadini che vorrebbero collaborare con l'amministrazione comunale per ridurre al minimo il ciclo dei rifiuti, di avere uno sconto con una smart card elettronica, oppure con un sistema che potremmo utilizzare anche con dei sacchetti personalizzati attraverso la collaborazione con la Multi Ecoplastic, che gestisce
gestisce questo servizio, per attuare un principio di carattere generale: chi inquina di più, cioè chi produce più rifiuti, paga di più, chi invece ne produce di meno paga di meno. E invece queste nostre proposte di buon senso non sono state attuate, e l'amministrazione comunale ha preferito, in maniera semplicistica, come meglio di me vi illustrerà il collega Francesco Lagiglia, spalmare la maggiore cifra sui cittadini, e così in un colpo le tariffe sono uscite fuori. Rimaniamo sempre in tema di tariffe, e questa volta invece parliamo di tariffe che, a quanto fa, da quanto vediamo da un vostro studio, ci sono delle incongruenze, quantomeno ci sono degli aumenti sicuri, ma ci sono anche delle famiglie più numerose che pagano di più e via discorrendo. Esattamente, illustriamo questo punto. Esattamente, io innanzitutto concordo pienamente con quanto è stato rilasciato nelle dichiarazioni del collega Giacobbe. E noi come gruppo politico abbiamo anche incaricato un tecnico di fiducia affinché ci facesse un calcolo tecnico su quelli che sono stati gli aumenti per ogni famiglia e in base ai componenti familiari. Allora, negli aumenti di circa 300.000 euro che sono stati appunto imposti su quello che è stato il piano tecnico-economico, influiranno chiaramente sulle tasche dei cittadini, e adesso leggerò questo schema in maniera da poter chiarire ai cittadini tutti qual è la situazione. Allora, una famiglia che ha un componente, quest'anno 2016 a fronte del 2015, pagherà circa 14 euro in più a famiglia. Una famiglia con due componenti pagherà in più circa 41 euro. Una famiglia che possiede tre componenti pagherà circa 38,40 euro, e quindi lì incominciamo a vedere la disequità nella ripartizione appunto delle tariffe. Una famiglia con quattro componenti pagherà il 52, quasi 53 euro in più. Una famiglia che ha cinque componenti, qualcosa di veramente esorbitante, pagherà circa 126 euro in più sulla tassa rifiuti. E dico che è veramente disequa. Ora, io capisco che è possibile che siano un numero inferiore le famiglie con 5 e con 6 componenti, ma sono proprio le famiglie che sono state vessate ancora di più. Una famiglia con 6 componenti andrà a pagare circa 122 euro in più per l'anno 2016. Per cui i falsi annunci che il dottore Bonelli, sindaco di Nicosia, ha rilasciato per mezzo della stampa sono assolutamente infondati, e a me premeva appunto venire a rilasciare queste dichiarazioni e dare un chiarimento tecnico ai cittadini tutti, proprio perché il caro dottore Bonelli ormai ha preso, diciamo, il vizietto, scusate l'ironia, di raccontare qualche bugia. Ho seguito qualche intervista dove ha dichiarato che quest'anno le tasse non sarebbero aumentate, diversamente non è andata così, perché abbiamo già vissuto il gravoso aumento della Tari e la imposizione della Tasi, che non si era mai pagata a Nicosia, pari ad 1.400.000 euro. In più questo aumento di circa 300.000 euro sulla Tari, ce ne andiamo a 1.700.000 di aumento solo nell'anno 2016. Per cui a me pare, come diceva poc'anzi l'avvocato Giacobbe, che questa sia l'amministrazione delle tasse. Adesso aspettiamo e sicuramente sono convinto che come gruppo politico si debba fare un'azione concreta. Infatti stiamo già studiando da diverso tempo i dati tecnici, e vorremmo appunto proporre all'amministrazione comunale di approvare il piano tecnico-economico per il pluriennale. Cosa significa? Come diceva bene l'avvocato Filippo Giacobbe poc'anzi, l'ingegnere Testa all'epoca, insieme all'amministrazione amalfitana, portò un piano tecnico-economico dell'area che aumentava, compreso d'IVA, a 1.778 euro. Quest'anno, ahimè, ai noi, per i cittadini, ci troviamo un piano tecnico-economico di 2.005. Per cui non si capisce il perché e da cosa è dovuto questo aumento, diciamo, devastante. Allora noi, per evitare che un altro anno l'amministrazione Bonelli ancora una volta ulteriormente riaumenti quello che è il piano tecnico economico con una scusa delle loro, vorremmo assolutamente, visto che è possibile ai sensi di legge, approvare il piano tecnico economico per il triennale, in maniera che così la gente quantomeno si rassicuri che non ci siano degli aumenti nel proseguo, quindi per l'anno 2017 e per l'anno 2018.